vi raccontiamo, a partire dal piccolo centro del Cilento in cui è nato, la storia di Martino Adriani, la sua carriera nel panorama della musica indie costruita con la valigia in mano. Non può prescindere però dalle sue origini. Martino, ciao, buongiorno. Ciao, benvenuto. Ci ritroviamo qui nel tuo piccolo paese. Qui però ad Abate Marco più o meno vivono 300 persone. Più o meno sì. Qui c'è la tua famiglia, tu sei nato qui e questo è l'unico bar del paese, insomma. L'unico bar del paese, allora, il baretto. Andiamo. Eccoci qua, siamo nel bar centrale, un nome, insomma, il classico nome del bar del paese. Qui si muove quel poco che si muove in un paesino di 300 anime. Tu poi sei andato via a che età da qui? Sono andato via a 22-23 anni. Sono andato a Salerno, quindi non troppo lontano, la città più vicina. E mi sono fermato da quelle parti circa 5-6 anni. Poi però te ne sei andato a Roma. Esatto, sì, ho registrato il mio secondo disco qui in Cilento. E poi ho deciso di trasferirmi a Roma e l'ho dato un po' in pasto alla città di Roma. Mi sono dato in pasto alla città di Roma, quindi ho cominciato a suonare con maggiore frequenza e la promozione del disco è stata lì, la base era Roma. Sono stati degli anni importanti, sì. Poi il cuore ti porta a Parma. Prima del cuore che mi porta a Parma c'è la parentesi Covid che mi riporta... Che ti riporta al qui? Bar, nemmeno al bar perché era chiuso quel periodo. Venire, esatto. Tornare qui al paesello è stato per me positivo, perché insomma, ho deciso di vivere da solo in una vecchia casa dei miei nonni, ho avuto l'ispirazione, ho avuto i momenti di libertà, quindi a differenza di ragazzi, amici musicisti che in città hanno fatto un po' fatica, io ho avuto spazio di libertà e da lì è nato il disco Occhi, l'ultimo disco. Però una cosa mi ha incuriosito molto, cioè che questo è un paese che ha una forte vocazione rock. Guarda, io avevo 12-13 anni, i ragazzi più grandi di me, di 10-15 anni, sono stati per me fonte di ispirazione, non ascoltavano, erano legati insomma a quella che è un po' insomma la musica nostra, della zona, la musica popolare, ma ascoltavano il punk, il rock, il metal. Probabilmente è quasi indispensabile andare via dal sud se si vuole proporre una musica che non è esattamente la musica che tutti si aspettano da questi luoghi. Sì, se non si rientra un po' in quella cerchia della musica, diciamo, folk popolare, non è semplice. Per farmi spazio maggiormente ho dovuto insomma, prendere un treno a un certo punto. Il mio cantautore preferito è Paolo Conte, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, De André, De Gregori. E poi ho sempre amato quello che è stato un po' l'underground italiano degli anni 90-2000, dai Marlene Kunz agli After Hours, CCCP, CSI, quella scena lì. Nell'ultimo disco un ulteriore step e un ulteriore incontro importante per la tua carriera. Sì, come dicevo prima, Emanuele Fusaroli, il mio produttore, grazie a lui ho conosciuto Pierpaolo Capovilla, storico leader del Teatro degli Orrori, un pioniere del rock italiano. Lui ha ascoltato il disco, gli è piaciuto, non solo ha accettato il featuring, ma è entrato talmente tanto dentro a una canzone che si chiama Rospo, che mi ha addirittura chiesto il permesso di metterci le mani. Ora sono un rospo io, tu sei una rana, e non c'è principessa. Io so che tu hai anche scritto un libro di poesie e vorrei che ce ne leggessi una che ci racconta queste origini. Sì, il libro, eccolo, si titola Brandelli di cuore, uscirà il 20 maggio, quindi anteprima assoluta in questo momento. Cantano i galli bianchi al mattino, gridano le cicale, mio padre ha negli occhi i campi dorati, i girasoli infuocati. Mezzogiorno profuma d'anguria e di vigna. La tavola imbandita è un quadro dell'Ottocento. Scende d'un tratto una pioggia di ciliegia.